Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e ricomincio una nuova stagione. Nuova stagione che porta grandi novità, la prima l'avete già vista, è la sigla e anche la rinnovata veste grafica che ha coinvolto YouTube, Facebook e Instagram. Ho portato queste modifiche per rendere il canale più bello e più interessante, ma le modifiche non sono solo di natura estetica, ma anche dei contenuti. Andiamo un po' a scoprirli insieme in questa prima puntata introduttiva. Per quanto riguarda il canale Instagram, se avete fatto caso, ho cominciato a postare alcune ricette con abbinamenti ai vini. Questo vi permetterà di avere qualche idea da proporre ai vostri commensali, ma anche di suggerirvi qualche abbinamento diverso. I piatti che vedete sono da ben preparati. Io ho anche la passione per la cucina, quindi ho deciso di abbinare un po' queste due passioni. Ovviamente, come ho detto prima, qualsiasi dubbio, domanda o anche se volete fare qualche proposta diversa, sotto nei commenti dei vari post siete liberissimi di farlo. Venendo invece alla pagina Facebook, oltre a proporvi i link ai video che vedrete qui sul canale YouTube, vi proporrà come sempre notizie di approfondimento, quelle che io vado a scovare in giro nel web. Però se avete notato, anche qui da qualche giorno compare all'inizio di ogni notizia una parola. Questa parola vi aiuterà a capire l'argomento generale di cui si tratta nell'articolo e a poter scegliere quelli di maggior vostro interesse. L'ottica di questi articoli è come sempre quella di darvi qualche spunto di riflessione, qualche idea in più, ma ovviamente tutto questo funziona se voi date il vostro contributo, quindi anche qui commenti, domande, richieste e tutto quello che vi viene in mente sotto al post. Ultima parte di cui parliamo è YouTube, il canale da cui sto parlando, e quindi andiamo a vedere un po' quali saranno le novità che coinvolgono anche video. Non vi preoccupate, le degustazioni non spariranno, sono la spina dorsale di questo canale, e quindi tutti i giovedì, come sempre, ci saranno le degustazioni, ma anche lì ci sarà un qualche rinnovamento a livello di veste grafica e di format con il quale io me le esporrò. Da questo ne parleremo in un altro video dedicato appunto alle degustazioni. Intanto vi faccio vedere quella scatola di legno che potete vedere qui nel set rinnovato, che sarà anche quello che mi accompagnerà in tutti i video. Tenetelo a mente perché appunto tornerà nelle varie degustazioni. Oltre alla classica puntata quindi del giovedì relativa alle degustazioni, altra puntata che di solito faccio è quella della domenica dedicata all'approfondimento, e qui vi voglio anticipare alcuni dei grandi temi di cui voglio parlare da qui ai prossimi mesi. Ci sarà un ciclo di puntate di approfondimento dedicate alla storia del vino, storia inteso come proprio l'origine del vino, partendo dai tempi della Mesopotamia, giù di lì, quando si è cominciato a parlare di vinificazione, fino ai giorni nostri, facendo un excursus su come questo amore per il vino da parte dell'uomo si sia sviluppato nel corso del tempo, come sono cambiati i gusti, le tecniche, e quindi faccio una panoramica completa di tutti questi vari punti. Altra serie speciale che andrò a fare sarà quella dedicata invece a vino e arte, ma arte non solo inteso come arti visive, quindi la pittura, la scultura, ma anche come arti come la musica, il cinema. Questo perché? Perché sicuramente con il vino è stato fonte di ispirazione. Ora, chiaramente non è che dico che gli artisti facciano le cose o comunque pensino delle idee solo dopo aver bevuto vino, ma no, assolutamente. Però il vino torna spesso in vari dipinti, varie canzoni, vari film, e quindi è un po' interessante andare a intercettare questi momenti, e questo vi permetterà appunto anche di parlarvi un po' di
queste opere e di vedere appunto qual è l'importanza del vino al loro interno. Ultima serie di cui voglio anticipare i contenuti è quella relativa al vino delle regioni d'Italia. Se vi ricordate, nella scorsa stagione del programma abbiamo fatto questo giro ideale d'Italia andando ad assaggiare un vino per ogni regione. Qui invece, in queste puntate speciali, andrò proprio a vedere con voi, a conoscere con voi le varie regioni, andando a studiare le proprie caratteristiche, la propria produzione e i loro prodotti di punta. In questa maniera avrete anche un panorama più completo della nostra bella Italia e quindi anche a conoscerla di più e, perché no, andare a provare qualche prodotto che non conoscete. Bene, direi che di carne al fuoco ce n'è veramente tanta, quindi direi che si possa partire con tutti i vari video. Ovviamente l'hashtag AskTheWine è sempre a vostra disposizione per domande, richieste, curiosità, suggerimenti, critiche, tutto quello che vi viene in mente. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video e condividetevi con amici, parenti, colleghi, insomma tutti quelli che possono essere interessati a questo meraviglioso mondo. C'è una sola cosa che però in tutto questo mare di novità non è cambiata e sono le mie solite tre raccomandazioni finali. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.